figliola. Per tendere alla perfezione bisogna fare la più grande attenzione ad agire in tutto per piacere a Dio e cercare di evitare i più piccoli difetti. Fare il proprio dovere e tutto il resto con più generosità. Carissime spettatrici e carissimi spettatori di Padre Pio TV, Shalom, buona giornata a tutti quanti voi. Oggi, 4 novembre, vogliamo accogliere il dono di un nuovo pensiero dalla raccolta Buona Giornata. Ed è Padre Pio che si rivolge direttamente ad una sua figlia spirituale e le dice esattamente così: figliuola, per tendere alla perfezione bisogna fare la più grande attenzione ad agire in tutto per piacere a Dio e cercare di evitare i più piccoli difetti, fare il proprio dovere e tutto il resto con più generosità. Abbiamo oggi in Padre Pio questa semplice accortezza, questa capacità di mettere più attenzione, che significa più amore, nelle cose che ci vengono richieste. Tante volte dimentichiamo di curare, per esempio, i dettagli. Papa Francesco, anche nel documento Gaudete et Exultate, rallegratevi e gioite, dedicato alla chiamata alla santità per il mondo contemporaneo, evidenzia e sottolinea questa necessità. Curare i dettagli nelle relazioni all'interno della famiglia, quindi a partire dalle relazioni di coppia, curare i dettagli anche nelle relazioni all'interno di una comunità religiosa. Potrebbe essere una comunità parrocchiale, qualsiasi ambito, anche l'ambito sociale, lavorativo, avere una maggiore cura per il fratello che mi sta di fianco e agire in tutto per piacere a Dio. San Francesco, una volta scrivendo ad un ministro e quindi ad un frate che svolge il servizio di autorità, gli dice: non volere che i tuoi fratelli siano migliori per piacere di più a te, ma se mai dovessero cambiare è solo per piacere di più a Dio. Padre Pio sa perfettamente come rallegri il Signore ogni nostro piccolo sforzo e la grazia che Dio stesso ci dona a farci migliorare. Tante volte è una grazia che previene le nostre stesse prestazioni. E cercare di evitare i più piccoli difetti può essere un esercizio quotidiano, come quello di chi sceglie di allenarsi giorno dopo giorno, andando in palestra e migliorando anche nel suo servizio, migliorando nelle sue intenzioni, nelle sue opere, nei gesti, nelle parole. Fare tutto il resto con più generosità. Questo pensiero che oggi abbiamo messo sotto i riflettori, su cui ci siamo soffermati, fa parte di una raccolta intitolata Padre Pio risponde. È stata pubblicata prima ancora che Padre Pio morisse, per opera di un biografo che si chiamava Felice Spaccucci, che ha scritto anche un altro testo sui papi conosciuti da Padre Pio, quelli che hanno svolto il loro servizio durante la vita di Padre Pio. Figliola, per tendere alla perfezione bisogna fare la più grande attenzione ad agire in tutto per piacere a Dio
e cercare di evitare i più piccoli difetti, fare il proprio dovere e tutto il resto con più generosità. Oggi proveremo a mettere in pratica con attenzione questo consiglio del nostro Santo Fratello. Pace e bene e buona giornata.